Questo video è offerto da... No, sicuramente tra prendere un gol, subire un gol nei primi minuti e non subirlo, è sicuramente meglio non subirlo. E bravo l'Avellino a partire subito forte, e penso che sia, insomma, una vittoria meritata, perché l'Avellino ha meritato di vincere, perché arrivava prima sulla palla, perché ci ha creduto, perché ha vinto spesso e volentieri i duelli in più zone, in tutte le zone del campo. Abbiamo cercato dopo il gol di attaccare, ci siamo riusciti creando qualche occasione non nitida, ma è stato bravissimo l'Avellino a non subire gol, a difendersi. All'inizio del secondo tempo è venuto su un errore individuale di Pamic, che purtroppo è stato sfortunato, è scivolato, ha lisciato il pallone, è venuto il secondo gol. Abbiamo provato a sbilanciarci, abbiamo giocato con una sorta di 3-4-1-2 per provare a rimetterla in piedi, magari con un gol, con una giocata di un singolo, e qualche occasioncina ce l'abbiamo avuto, ma niente di che. E poi è venuto il gran gol di Castaldo, che ha chiuso la partita. Penso che l'Avellino oggi abbia meritato nettamente di vincere, un passo indietro logicamente noi sotto l'aspetto della prestazione, logicamente anche del risultato rispetto a sabato scorso. Ma l'Avellino hanno attraversato un periodo negativo di risultati dove aveva perso un po' terreno, poi nelle ultime tre partite, vincendo tutte e tre le gare, ottenendo 9 punti, si è rilanciata alla grande e potrà, secondo me, lottare fino alla fine per rimanere lì sopra. Noi come obiettivo abbiamo quello di salvarci, e anche se i risultati comunque ci hanno aiutato oggi, tra virgolette aiutato, nel senso che comunque siamo rimasti a 3 punti, insomma, dalla zona playoff dentro, e però per porci altri obiettivi, come dico spesso, e prima dobbiamo fare quei 47-50 punti che ci servono per salvarci, perché la classifica è corta, dimostra anche oggi il Cittadella, che ha vinto fuori casa. Insomma, il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti a disposizione, quindi prima facciamo i punti che ci servono per salvarci e poi magari anche noi potremo pensare a qualche altro obiettivo. No. Adesso il calciomercato è chiuso e non ne parliamo più, perché ne abbiamo parlato pure troppo, quindi sono arrivati giocatori importanti che già hanno fatto vedere il loro valore. E sì, oggi in fase offensiva, in fase anche di costruzione, abbiamo creato poco, ma gran meriti sicuramente all'Avellino, che trovandosi anche subito in vantaggio ha amministrato abbastanza bene senza rischiare più di tanto, tranne qualche tiro da fuori o qualche cross dal fondo, dove i nostri attaccanti, un po' per bravura dei difensori dell'Avellino, un po' per colpa nostra, insomma, non siamo riusciti a sfruttarle. Ma di là dell'attacco, penso che oggi l'Avellino abbia meritato di vincere, perché ha vinto i duelli a centrocampo, ha vinto i duelli in fase difensiva, ha vinto i duelli in fase offensiva, quindi è stata una partita che, quando tu una squadra come l'Avellino, una squadra tosta che non fa giocare bene l'avversario, che fa dell'aggressività, delle ripartenze, dell'andare a riconquistare la palla quando viene lanciata, e gli riesce tutto, e vale a capire quali sono i meriti dell'Avellino e dei meriti del Frosinone. Sicuramente hanno vinto tutti i duelli, e quando vinci tutti i duelli è difficile, insomma, che tu perda la partita. Parlo dell'Avellino, quindi hanno vinto la partita meritando di vincerla. Sicuramente tutte le squadre fanno, tranne qualche eccezione, fanno sempre più punti in casa rispetto che fuori, perché ci sta a livello mentale il pubblico di casa, tanti aspetti. E sicuramente nelle ultime partite fuori casa abbiamo raccolto pochissimo, perché forse abbiamo fatto nelle ultime 7 partite 2 punti, 3 punti, una vittoria, sì, abbiamo fatto veramente poco rispetto a quello che abbiamo fatto in casa. E cosa diversa era all'inizio del campionato, perché nelle prime 8 gare fuori casa avevamo fatto 3 vittorie, 3 pareggi e mi pare 2 sconfitte. Quindi in questa seconda fase del campionato stiamo raccogliendo pochissimo, evidentemente quello che riuscivamo a fare prima, anche a livello di modulo e di giocatori, ci permetteva di raccogliere punti. In questo momento non ce lo sta permettendo, e molto probabilmente magari fuori casa, e dalla prossima partita, partiremo magari con un altro atteggiamento o un altro modulo. Sì, noi avevamo preparato la partita pensando, insomma, che l'Avellino
scendeva in campo con un 5-3-2 o con un 4-3-1-2, ma al di là del modulo l'Avellino comunque ha ottimi giocatori, ha un tecnico molto bravo come Massimo e i giocatori in campo oggi dell'Avellino avevano sicuramente più voglia di noi, nel senso più hanno voluto la vittoria più di noi e ci sono riusciti meritandola. Sì, in effetti la palla nel primo tempo ce l'avevamo più noi e arrivavamo, ci facevano arrivare magari fino alla tre quarti o fino al fondo del campo, ma arrivati a quel punto non facevamo niente, diciamo, di concreto, anche se qualche palletta ce l'abbiamo avuta, insomma, per sfruttarla con qualche tiro da fuori, con qualche colpo di testa. E l'Avellino nelle occasioni che ha avuto le ha sfruttate al massimo e nel finale poteva essere ancora più netto il risultato, perché comunque a quel punto eravamo tutti sbilanciati in avanti. La differenza, insomma, l'ha fatta oltre a centrocampo, nelle zone del campo dove hanno vinto i duelli, l'ha fatta anche, ecco, che l'Avellino ha segnato e il Frosinone non ha segnato, perché se andiamo a vedere alla fine della partita le statistiche, su per giù abbiamo tirato in porta penso alla stessa maniera. E non dico che siamo stati sfortunati, parlo che l'Avellino è stato più attento, più incisivo, e noi siamo stati un po' fragili in difesa e poco cattivi in avanti. Ma io penso che abbiamo pagato il fatto che abbiamo risubito un secondo gol un po' gratuito e c'è un po', ecco, l'Avellino a quel punto sul 2-0 ha rigiocato di rimessa come spesso fa e come gli riesce bene. Sempre avevamo noi il pallino del gioco e sempre provavamo ad entrare centralmente o con dei cross, ma sempre la difesa dell'Avellino si comportava bene e ripartiva, tant'è che è venuto il gol del 3-0 e poi dopo e alla fine, insomma, abbiamo cercato di non attaccare più, di non prendere il quarto gol. Sì, no, preferisco non commentare il discorso di Lotito, ci ha già pensato il nostro presidente. Insomma, per quanto riguarda le due tifoserie, sono due tifoserie gemellate che si rispettano e che sugli spalti hanno fatto un ottimo spettacolo sia oggi che anche all'andata, quando sono venuti a Frosinone. Tutte e due le tifoserie, insomma, si sono comportata alla grande. Dispiace per i nostri tifosi, logicamente, che hanno venuto in tanti e speravamo di regalare loro almeno una gioia. No, ma quello è, al di là di quello che ha detto Lotito, insomma, anche in Serie A ci sono squadre che sulla carta sono inferiori a squadre che stanno in Serie B. Parlo sulla carta, parlo come bacino di utenza, come piazza, come città, come soldi che hanno da spendere, no? Perché se andiamo a vedere Sassuolo, Chievo, rispetto a Bologna, Bari come società, penso che però nel calcio, insomma, questo dimostra che non sempre i più forti vincono e che anche piccole realtà come Chievo, come Sassuolo, come lo stesso Carpi, se dovesse mantenere questo ritmo fino alla fine, lavorando bene con una programmazione, possono ottenere risultati. Bene.